devi essere costretto come se il lavoro grazie. Io una volta ho detto ma il lavoro dovrebbe, lei è mica giusto lavorista. Sì, giusto lavorista, lavoro. Non puoi parlare di lavoro. Okay. Va bene. Perché ce lo vedi come c'è gioco. L'elenco dei condannati, lui farò vedere a Marini, magari Marini non lo sa. Scusa, faccio da una parte dietro. Andate un po' che prendiamo il scatolone. Non ti lascia mettere davanti. Non davanti. Hai preso quello siciliano con le firme più pesanti. Beppe. Quando entri guardati. Un attimo lì a sinistra. Beppe scusa. Abbassi un attimo che diciamo farla tutti. Beppe. Non hai vista la telecamera per là. Grazie, ci vediamo dopo. Ciao Beppe. Non c'è più il giornalismo. Chi è il giornalismo? Cos'è il giornalismo? Cos'è? Io scrivo una cosa, devo essere iscritta a un ordine perché ho scritto e penso una cosa, oppure posso interpretare una cosa di un altro, devo essere iscritta a un ordine. I poeti? Allora io, facciamo l'ordine dei poeti. Tu scrivi poesia, devi essere iscritta all'ordine, se no non puoi creare. Non c'è il rischio di dirlo che un giorno il potere possa riuscire a controllare anche la rete. C'è il tentativo, ma scherzi, c'è pieno di, ma la rete è viscida, è scappa. La Cina ha pagato Google ha tolto parole della Lama, ci sono un sacco di censure, cercano, anche con una legge che hanno fatto in agosto, questo Riccardo con una C sola, che è comparso dal nulla per fare una legge per equiparare i blog alla stampa, all'editoria. L'abbiamo scoperto in tempo, anche Gentiloni è rimasto sorpreso. Gentiloni è l'uomo più sorpreso d'Europa, è straordinario. Se vai, il nostro ministro delle telecomunicazioni è meraviglioso, non parla di Rete 4 e di Europa 7 che dovrebbe andare al posto di Rete 4, capendo tutte le cause sino al Consiglio di Stato. Ha un blog, andate a vedere gentiloni.it, che è meraviglioso, sembra il blog di mio figlio di 13 anni. Cioè libri preferiti, Liala, sport preferiti, gioco a tennis con Ermete, nessuno sa chi cazzo è sto Ermete, quale che sia le realacci, e il motto preferito, un ministro delle telecomunicazioni mette il suo motto preferito abbiamo riso con Ciro di 7 anni, per il suo motto è: dato che sono nato vecchio, adesso che sono vecchio mi sento giovane. Questo è il ministro delle telecomunicazioni. Ha svenduto il WiMAX, la più grande tecnologia esistente, che una parte doveva andare nel pubblico, cioè i comuni dovevano avere la possibilità di comprare una tecnologia. L'ha venduta ai soliti dell'UMTS, alle grandi aziende telefoniche, quando nel mondo le gare sono state fatte togliendo la partecipazione delle aziende telefoniche, perché è una tecnologia che deve far parte dei cittadini. E allora certi comuni l'hanno fatto, il wifi e il WiMAX, Pordenone l'ha fatto, l'ha sentito nello spettacolo, hanno già stanziato i soldi, e allora la comunicazione cambierà, le televisioni saranno assorbite da questo grande media che è la rete. Il blog, Mastella le risponde ancora sul suo blog. Mastella mi manca, ogni tanto mi manca, è un'istigazione alla satira, però non mi risponde più, ha provato dal blog, lui ha aperto un blog, ha cercato di farlo onestamente, cioè col contraddittorio. Come l'ha aperto e scriveva, gli arrivavano migliaia di commenti di qualsiasi genere. Allora cosa ha fatto? L'ha chiuso, no, adesso non puoi comunicare più. Però la rete è andata oltre. Cosa hanno fatto quelli che volevano commentare su Mastella? Hanno clonato il sito di Mastella uguale e vanno a mettere i commenti lì. Quindi c'è dei siti che si chiamano Demente Mastella, c'è mastellaburning.com. La rete è straordinaria, non la fermi. E beh, quella legge lì che va in agosto, passata sotto, l'abbiamo scoperta col blog, è venuta fuori, ha chiesto scusa, la riproporranno,
I parlamentari non sanno, votano dei paragrafi, punto 5, capitolo 7, magari il capitolo 7 è quella che rivoluziona l'editoria, non lo sanno. E allora abbiamo scoperto che almeno adesso è bloccato, ma è difficile che possano bloccare un blog, hanno già provato anche con me. Io ho un rapporto con la polizia postale quasi, quasi erotico, sessuale, cioè vengono ogni 15 giorni. Ma io non faccio altro che raccogliere informazioni, non posso essere responsabile di chi mi scrive. Sì, come andava a fare? Marini, ma ha fatto questo, ma ha fatto un caffè. Ma la Costituzione? Eh? No, ma Marini è una persona, cioè, ma noi sono persone per bene, sono persone che si stanno rendendo conto, perché abbiamo un'età che ormai capire queste cose è abbastanza complicato, però quindi sembra un po' sveglio che ho capito che questi tipi di tecnologia stanno cambiando la politica, stanno cambiando il rapporto comprare, vendere, viaggiare, stanno cambiando tutto. L'informazione, ma il vero dramma è veramente l'informazione. Ormai siete se apri una Repubblica o un Corriere della Sera sono solo titoli di sogni, sono titoli, non c'è un fatto, sono i diserti, cioè, quindi sono proiezioni di marketing dei partiti. Vabbè, è iniziato qualcosa l'8 settembre, è iniziato. E adesso è iniziata la cosa, è un virus, cioè il vero virus della, quello dei poli, come si chiama? Abbiamo, che si insinua proprio nei poli, i polli ora si stanno rendendo conto che sono loro. Lo posso essere qualcosa? No, è una brava persona. Napolitano. No, scusa. Napolitano. No, napolitano non ha nessun ruolo. No, lui ha. Non si sembra che così non c'è da aspettarsi grandi cose. Persone che si proiettano nel passato, perché chi ha persone da 70, 80 anni. Invece abbiamo bisogno di trentenni che si prendono nel futuro, a volte il passato bisognerebbe anche avere il coraggio per le nuove generazioni, le guerre che vanno avanti da 500 anni, che non si risolvono, sono guerre di memoria, che tu insegni alle nuove generazioni ad odiare per un fatto che magari è successo nel 1300, nel 1400, vedi in Jugoslavia, nel Kosovo, vedi palestinesi. A volte bisogna avere il coraggio di dimenticare. No, ma garantisce perlomeno, cioè, no, assolutamente no. Secondo me bisogna però dargli la possibilità, almeno una possibilità, di dire, io ne conosco, i risultati che abbiamo, forse siamo qua a parlarci per ragazzi di 20, 30 anni, come non per me, io sono fatto da detonatore. La rete è visitata da anche persone, adesso persone anche di 60-70 anni, perché hanno capito, non è questione di età, è questione di capire cosa sta succedendo. Qui fanno fatica, fanno molta fatica, sono ormai in preda a burocrazie, capitoli, paragrafi, pieno di gente. Noi siamo andati leggermente oltre la gente. Noi si dovrebbe avere il coraggio di dire, invece di dare dei bamboccioni e dire le tasse, che noi abbiamo un debito che aumenta di 17 miliardi al mese, ce lo stanno dicendo in tutte le lingue, in tutta la comunità europea, e bisogna avere il coraggio di dire, signori, sì, ma le soluzioni non ce l'hanno quelli che hanno causato i problemi. Qui non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di 50 anni, abbiamo avuto 60 anni, 60 governi, 60 anni, non siamo uno Stato, non siamo più un popolo, ci sono i milanesi, i liguri, i calabresi, i sardi, non siamo italiani, ci vergogniamo di essere italiani. Io continuo a ricevere lettere di gente che si vergogna, tutta gente per bene che si vergogna di questo paese.